più assoluto e il silenzio è sempre colpevole. Io a fatture non mi è mai fregato niente, come tuttora non me ne frega niente, proprio detto apertamente, senza problemi. E lui mi disse se volevo fare una particina su un film. Infatti ho fatto una particina piccola sul Vangelo secondo San Matteo, no? E io ho detto, ma la particina, che mi metto a fare la particina? Dice, ma guarda che divertente, carina. E vabbè, ho fatto sta parte sul Vangelo secondo San Matteo, ho fatto un pastore. Poi dopo ha fatto Uccellacci Uccellini, dopo il Vangelo, no? Dice, ma ci sarebbe un'altra cosettina insieme a Totò. Capirai, Totò per me, dico, Totò, dico, sai, era un sogno. Ah, ma dico, ma lascia perdere, ha fatto, ma chi mi vede a me? Chi mi pensa? E infatti mi disse che dovevamo andare a casa sua di Totò per fare amicizia, per legare, cioè un rapporto non d'amicizia, ma a conoscerci, no? Cioè, per iniziare un lavoro tranquillo, no? E infatti sono andato a casa di Totò insieme a Paolo e come ho visto Totò, insomma, tu capisci l'impressione, ma Totò lì. Poi sono entrato, mi sono ammazzato da ridere, Paolo dice, ma che ridi? Totò dice, lo lascio ridere, questo e mi vede ridere. Insomma, siamo stati lì a casa sua, abbiamo parlato così e abbiamo fatto Uccellacci Uccellini. Senti, hai mai pensato a cosa avresti fatto della tua vita se non avessi incontrato Pasolini e se non avessi fatto l'attore? Ma io, quando ho conosciuto Paolo, facevo il falegname, elucidatore dei mobili. Però non è che era un lavoro, un lavoro sincero da parte mia, no? Perché non ero tanto convinto, però un lavoro che mi piaceva farlo. E penso che se non avrei conosciuto Paolo, la vita mia sarebbe stata un'altra. Devo essere sincero, uno un po' sbandato, non so se è il caso dirlo, comunque io rubavo, rubicchiavo, non è che facevo. Ero un po' ragazzo, un po'. Sono stato pure in galera, non è mai vergogna dirlo. E non lo so quale sarebbe stata la vita mia, o un ragazzo delinquente oppure il ragazzo falegname commessiere, non lo so.